suggerisco di scoprire subito cosa c'è dentro. Sono d'accordo. È tutto, solo un biscotto per te tre. Sì, è troppo piccolo. Cosa dobbiamo fare? Ok. Oh, lo so. Prendiamo le carte. Io il biscotto non lo devo nemmeno assaggiare. Che sfortuna. Se non agisco velocemente. No, no, no. Non toccare l'osso biscotto. Ora prendo la carta. Evviva, lo devo mordere. Allora io lo dovrò leccare. Lo volevo mangiare. Solo io sono fortunata. Buona idea. Samantha, posso andare per prima? Certo. Tanto non lo puoi mangiare. Forse lo posso mangiare, ma leccare le parti buone sì. Cosa? Non l'hai lasciato per me? Non ti preoccupare, ci ho lasciato un po' di saliva. Eccoci, goditelo. La mia saliva è abbastanza buona. Che schifo, è così disgustoso. È come se un cane mi avesse leccato in bocca. Ma io cosa ho fatto? Questo è disgustoso. Tempo di aprire. Forse lo farò questa volta. Okay. Vediamo cosa abbiamo. Oh oh, penso sia un cactus. Forse fate cioccolata. Devo controllare. No, è vero. E fa male. Oh no! Quanto sono terribile quelle spine! So come evitare. Ho delle bende. Sono proprio quello che ti serve. Grazie, Jack. Sei un vero gentiluomo. Credo sia il momento di prendere le carte. Ok. Tutto tranne questo. E vai, ho vinto! Non lo devo toccare. Io lo devo leccare. Io mordere! Terribile! Sei sfortunata, soprattutto che vai per prima. Io? Perché? Vai tu! No, tu. Ma bicchi. È tuo, no, è tuo. Basta. Possiamo decidere in un'altra maniera. Carta, sasso, forbice. Okay. Ottima idea. Butti a mano giù. Ho vinto. Quindi già deve leccare per prima. Almeno questo è giusto. Ah, che male. Povero Jack. Comunque sia uno scherzo. Questo non è una vera lingua. Stupido scherzo. Adesso devi leccare veramente il cactus. Esatto. E va bene, ci provo. Perché rischiare? Ho adesso come renderlo il cactus più sicuro. Così non mi pungerà. Ah, fai attenzione. Mi stanno volando addosso. Sono pieno di spine. Adesso posso leccarlo tranquillamente. Ember può morderlo. Dammelo. Ci provo, però c'è le spine addosso. Ah, che schifo. Oh, ecco. Perché di nuovo? Ma che cosa c'entro io? Non sono stata io? È stata lei. Ember. What's the matter? Cos'è questo odore? Credo che l'odore venga da sotto il coperchio. Dobbiamo vedere cosa c'è. Ok. Avevo paura di questo. È un pesce. Che schifo. Pesce disgustoso. Come on! Le carte non cambieranno niente. Oh no. No, lo devo leccare. E poi non devo fare niente. Che fortuna. Cos'è stato? Non è importante. Ok. Sembra che io debba morderlo. No, non voglio. Lo devi fare. Immagino che sia il primo. Più difficile colpessarsi. Ho paura, posso farcela un minuto? Non ci aspettiamo. Ecco, ti aiuto io. Così più veloce. Ah, che schifo. Gross. Come hai potuto? Mi vendicherò. Ecco, dai il tuo morso. Cosa hai fatto? Ma non
Ma è tutto. Ha ancora metà del pesce. Tenete lontano da me. Ah, che male. Perché l'hai fatto? Ok, apriamo. Andiamo. Oh, male, una torta così grande. La voglio mangiare subito. È presto, prima le carte. Okay. Sono già pronte. Dai un'occhiata. Bella. Devo leccare. Evviva, devo mangiare. E io devo far niente. Ma perché devo soffrire così? Anch'io voglio la torta. Ma è così buona. Potrei mangiarla per sempre. Giù le mani, non è la tua torta. Avvara, avresti potuto condividere. Non c'è bisogno per noi due. Forse basta? È anche la mia torta. Che buona. Basta, la devi condividere. What? Cosa? Oh, della torta nel naso. Avevi ragione, la torta è grandiosa. Ehi, Samantha, forse vuoi dividere con noi? Please. Cosa volete? Questa è la mia torta, capito? Davvero? Allora prendi questo. Cosa hai fatto? Io basta così. Adesso la prendi. Sarai molto dispiaciuto dopo. Ehi! Mancata. Sei pazza? Penso ci sta bene. Mi chiedo cosa ci sia dentro. Penso che non sia buono. È terribile, che schifo. Io lo mangio. Evviva, sono fermata. Cosa? Ok. Non è troppo difficile da leccare se mi tappo il naso. Sì, non è così male. E se togliamo la molletta? Che schifo. Ridammi la molletta. Jack, ora tu. Oh no, okay. Non lo posso mangiare. Fa troppo schifo. Pregato. Oh no. Perché sono così sfortunata? Oh no. È così cattivo. Finalmente aria fresca. Non urlare. Non essere troppo contenta, non mi sento troppo bene. Ah no, questo di nuovo, aiutatemi. Sto svenendo, aiuto. Ups, è colpa mia. Guardiamo insieme. Bella boba. Sì, ma dobbiamo vedere le carte. Cosa? What? No, oh, non no. Posso neanche mangiare. Ok. Yeah! Wow! Posso masticare la gomma, è così buona. Mia cara, ma devi masticarla. Ecco, prendi e vai per primo. Bello, spero che sia molto buona. Bingo. Così poco? Posso leccarla tutta. What? Così sarà più buona. Forse hai finito? Dai qui. È coperto di saliva. Ma almeno era buona. Ora non la mangio, fa schifo. Che cosa hai fatto? Che schifo. Penso che sarà molto divertente. Dai, apriamo le coperchie. Comincia tu. Oh no.
puzza orribile. Direi pungente. Devo proprio mangiare queste cactus. È così spaventoso. Mi pungerò di sicuro. Possiamo solo sperare del meglio. Ok. Vabbè. Oh, che dolore. Vabbè, mangia, mangia. Credo di avere un'idea. Perché devo farmi del male se posso tagliare tutti gli aghi? Awesome! Ora non dovrò soffrire del rimorso. Spero che il cactus sia almeno buono. Com'è? L'hai mangiato così velocemente? È disgustoso. Sì. Vabbè, tocca a me. No, ferma prima del signore. Soprattutto perché mi è stato consegnato un gelato delizioso. Ah, che male. Ma cosa hai fatto? Perché hai portato via il mio gelato? Dai, ridammelo. No, non è vero, vedi? Ha le palle rotonde, che significa che è mio. Ah, so come ripararlo. Le palline si trasformano in un impasto e grazie alla forma triangolare del cono, questo liquido è mio. Awesome! Che buono che è. Vabbè, mi piace. Alex, ora puoi aprire il tuo coperchio. Wow, che bello, un panino delizioso, non vedo l'ora di mangiarlo. È bello sapere che non devo condividere con nessuno. Tutte queste delizie è mia. Tu dici? Anche io ho in programma di mangiare un panino perché anche io ho fame. Alex, Vita ti sta chiamando. Ora un coltello mi aiuterà a trasformare un panino quadrato in due triangolari. Mi dispiace Alex, ma devo farlo, capisci? Anche io ho molta fame. Oh, così? Allora vediamo se ti piace il tuo panino con un peperoncino. Penso che sarà molto divertente. Oh, che buono. Peccato Alex che non sia tu a mangiare questi panini. Ah no, non ha fatto un peccato. C'è sicuramente qualcosa sbagliato qui. Da dove viene fuori questo peperoncino? Ho qualcosa che ti aiuterà a spegnere il fuoco. Bevi un po'. Dammi il liquido. Ma cosa ho bevuto? Wow, che spettacolo. Vediamo cosa ci riserva questo round. Wow, le patatine. E io, wow, un anguria. Vediamo cosa io. No, non sono un cane. Non voglio mangiare. No, devi. Allora, io vado per prima. Che buono che è. Vabbè, io so cosa fare. Come on! Mangia così, okay, che è più comodo. Sì, vediamo. Sì, così è più bello, mi piace. Sì, solo che adesso l'anguria è mia, perché l'hai tagliata a pezzi rotondi. La prossima volta guarderai con più attenzione. Credo che questa anguria ci insegnerà molto. Ora ti prendi. Mi è beccato, puoi lanciare quanto vuoi. Nel frattempo io finisco l'anguria. Per colpa tua mi è rimasto solo un po' d'anguria, ma almeno mangerò il resto senza alcun aiuto. Ok, fatto. Vita, è il tuo turno. Penso che le patatine saranno deliziose, soprattutto le Pringles, le adoro. Anch'io. E non riesco a liberarmi della gioia. Devo privare Vita delle sue patatine. È bello che basta scuotere una bustina per farlo. Guarda, perché è vuoto? Dove sono le patatine? Ma chi ha fatto questo? Le patatine in qualsiasi forma sono deliziose. Io invece devo mangiare cibo per il cane. È molto, molto brutto. Anche l'odore è orribile. Credo che mi faccia star male se lo mangio. Sì, devi farlo.
schifo. Guardate che schifo che è. Vabbè, però devo almeno assaggiare. Che schifo, che orrore. Il cibo per i cani deve essere consumato in un piatto speciale. Ringrazio che ne ho preso uno specialmente per te. Sì, grazie. Il cibo sembra ancora peggiore in questa ciotola. Non riesco a mangiare con il cucchiaio. Dai, su, ti aiuto io. Su, non ti muovere. No, prendi, ma com'è? Ti piace? Che schifo, questa è la cosa peggiore che abbia mai assaggiato in vita mia. Pensi che sia divertente? Ti mostrerò io cosa è divertente. Ma come ti permetti? Ora puzzeremo come i cani. Ragazze, che pensate? Chi avrà fortuna questa volta? Vediamo, no, io no. E invece io sono fortunato. Adoro i sushi. Che bello, io ho il cioccolato. Inoltre è molto buono, è molto difficile da trovare nei negozi, quindi è ancora più prezioso. So che tutti qui stanno già sbavando, ma non ho intenzione di condividere, è davvero delizioso. È anche molto gustoso, non vedo l'ora di divorare tutti questi triangolini. Che bello. Ma prima di farlo devo mostrare al cioccolato qualcosa di bello come il karate. Ecco fatto. Ora tutti sanno che anche Casey sa come reagire. Un trucco, che bello, posso far così. Ma non è tutto, ecco così. Ma è difficile però, vabbè, non sono riuscito a prendere nemmeno uno, peccato. Vabbè, adesso l'importante è che ti sei divertita. Prendi le bacchette. Oh no, non sono mai riuscita a mangiare con loro. Se imparo ora di sicuro non mangerò nulla. Ma chi mi impedisce di usare le bacchette in un altro modo? Come metterci sopra tutti i sushi e mangiarli direttamente. Oh, che buono, le mani libere e posso mangiare. Che ne dici di condividere con me? Ah no, io mangio tutto. Ok, dai, okay. Su, mangia. Vabbè, ma sono acidi. Che schifo. Vabbè, ma cosa facendo? Ma cos'è questo? Non mi piace. Dai, su. Però io ho un'idea. Ecco, posso sbucciare il limone. E forse così sarà più buono. Scusa, Alex. La tua nuova conciatura si abbina molto bene al tuo maglietta gialla. Va bene, dai, su, è ora di mangiare. Ma il limone mi ha rimpicciolito un po' gli occhi. Ho bisogno di una doccia rinfrescante. Ora va molto meglio. No, le cipolle, non voglio puzzare. Che enorme fetta di pizza, fantastico. E io ho un dolcetto, lo adoro. Spero che non dispiace se mi occupo prima di questa brutta cipolla. Non voglio lasciarla per dopo. Che sapore ha? Dai, smettetemi di prendermi in giro. Sono davvero in difficoltà. Dovresti sapere quanto sono disgustose queste cipolle. Se ne prendessi un solo boccone, poi metteresti in un batter d'occhio. Credo di aver qualcosa in arrivo. Oh no, che puzza. Che ora sappiamo come ti senti. Vabbè, scusa, ma ho peccato. Le salsicce rotonde sulla pizza di Casey, ciò significa che sono mie. Che bello, all'improvviso ho mangiato qualcosa di buono. E se si ritaglia un piccolo pezzo è possibile fare un quadrato. Questo significa che posso mangiare un pezzo anch'io. L'importante è non sporcarsi le mani, altrimenti poi dovrò mangiare tutto quello che resta. Ma come ti permetti? Non ti vergogni? Scusa, è un quadrato e quindi è mio. Ecco, non mi è rimasto quasi nulla. È un bene che non sia stato completamente distrutto. Almeno avrò qualcosa da mangiare. E io ho un'intera confezione dei dolcetti.
Sono molto interessata a mangiarli. Sembrano molto promettenti. Che bello che è. Ma non dovete nemmeno contarsi loro. Me li mangio da sola. Che buono. Voglio ancora e ancora. Davide, Alex, non può che ricevere queste cose in testa esclusiva, Mel. Ok, io premo per primo. Che bello! Un sacco di gelato è un sogno che diventa realtà. Kate, è il tuo turno. Mi gira un po' la testa. Cos'è? Oh no! Perché vengo punito in questo modo? I bamboncini sono così piccanti. Non potrò nemmeno assaggiare la deliziosa torta. Sì, la tua torta sembra un po' pericolosa. Il gelato invece non farà altro che ravvivare la torta. Ecco perché è così bella e buona. So anche come renderla ancora più bella. Ecco, così. Stupendo, guarda. Oh, è così bella. Chiudi la bocca e mangia la tua torta. E io mangio la mia. Incredibile, proprio quello che pensavo. È così buona. Kate, vuoi provare? Ok. Non lo farai mai, perché questa torta è mia e tu hai una torta grande al peperoncino. Vai. Spero che non sia troppo piccante. Auguratemi buona fortuna. La mia bocca è in fiamma. Che orrore, non voglio mangiare. No, che tortura. No, devi. Ecco, ricorro alla ruota della punizione. Vediamo che tipo di punizione ti viene. Tabasco. Questo significa che devo rendere la tua torta ancora più piccante. E per farlo userò la salsa tabasco. Che stai facendo? No, che incubo. Guarda che si brucia, è colpa tua, Tom. Che piccante, non sento più la bocca. Hai il vapore che ti esce dalle orecchie. No, sto volando. Ma dove? E chi finirà la torta? A quanto pare questa volta dobbiamo fermare da sole la ruota. Ecco, lo faccio ad occhi chiusi. Che diavolo è? Maionese sotto aceti. No, non voglio fare un'insalata. Dovrai farla. Vediamo. Ecco. No, non è giusto. È tutto molto giusto. E se imbrogli, ecco, ti punisco. Ecco, i miei cioccolatini. Adoro la Nutella e Kinder Bueno. E io dovrò preparare un hamburger più calorico che abbia mai visto. La maionese è disgustosa. È come se fosse tutto grasso. La Nutella invece è fantastica. La mangerei sempre. E come faccio a spalmare la maionese sulla torta? È così densa. Questo dimostra ancora una volta che è molto grassa. Oh, ho un'idea. La Nutella è densa. E ecco, faccio un po' di stucco con la Nutella. Ecco, così. Quindi la mia torta diventerà ancora più bella. Ma cosa? È finita? Vabbè. Allora, adesso, ecco, la spalmo così. Posso provare? No, mi sono sporcata la faccia. È fantastico. Almeno così posso assaggiare un po' di roba deliziosa. Stupida maionese. Non esce. Fuori. Finalmente. Ma ha un aspetto disgustoso. C'è qualcosa che non va nella mia torta. Forse non è abbastanza piatta. Devo ricontrollare. Oh,
Io nel frattempo prendo in prestito un rullo e spalmo la maionese su tutta la torta. Ho capito cosa c'è che non va. Lo strato superiore deve essere un po' più... Ma cos'è questo? Maionese. Ok, credo di sapere chi è responsabile di questo. Hai rovinato le mie torte, zia. Ma perché hai fatto questo? Saprai come mettermi i bastoni tra le ruote? Aiutatemi a toglierlo! Non ho tempo. Ecco i cioccolatini che le metto sulla torta, così è più bello. Perfetto. Vabbè, ma io come li metto cetriolo? Vabbè, così. Guarda che torta che ho fatto, è così cioccolatosa e così grande. Anch'io ne voglio. Ma mangia la tua torta che è disgustosa e io mangio la mia. Oh, che buona che è, ragazzi, vi consiglio, è strepitosa. Devo provarla anch'io. Non credo che sarò così entusiasta. Gross! Dovresti vedere la tua faccia. La mia torta è terribile. Cosa avrò questa volta? Wow, zucchero felato, che bello! Spero di essere fortunata. Cosa? Candele? Hai delle candele da mangiare. Guarda, io invece ho un sacco di zucchero filato da mangiare. Non solo si può mangiare, ma si può fare anche dei baffi. E non solo baffi. Guarda. E ora sono un pirata. Lo zucchero filato è una cosa molto buona, dopo tutto. È deliziosa ed è molto divertente. Mi piace. Sono d'accordo con te. Ma come ci permetti? Ridammelo. Non ho detto che si può toccare. Adesso decorerò la mia torta. Ogni millimetro di cotone è importante per me. Che bello. Guarda cosa posso fare. Ora è il momento di provare questo miracolo. È molto gustosa, proprio come pensavo. La torta con le candeline è bella, ma come si mangia? Basta spegnere, il gioco è fatto. Ma è molto bello, bisogna ammetterlo. Sono d'accordo, vediamo. E ora bisogna accendere le candeline. È ora di spegnerle. Ma pensi che sia divertente, ma cosa hai fatto? No, ci bagnerò tutti. Cosa hai fatto? Non riesco a vedere nulla, stupida acqua. Tom, è tutta colpa tua. Per fortuna almeno la torta non si è rovinata. No, la mia si è rovinata. Ma è comunque fantastica. È il tempo di provare anche la mia. Certo, le candele si sentono, ma la torta è ottima.